Allora, a questo punto entriamo nel dettaglio e c'è Simone Mainardi, il tuo relatore, giusto? Che vi parlerà di come fare le analisi e monitoraggio di rete su attraverso top e su. Buongiorno a tutti, sono Simone Mainardi, oggi vedremo un po' di casi d'uso reali circa il monitoraggio delle reti, però prima di farlo, essendo un po' tutti appassionati di open source, vedremo un po' ntop, che è appunto uno strumento open source, magari uno anche degli strumenti più noti sicuramente a livello italiano, che si usa appunto per il monitoraggio delle reti. Quindi vedremo inizialmente un po' come è stata progettata l'architettura di questo software, così magari qualcuno gli verrà anche voglia di contribuire un po'. Il codice sorgente è tutto su GitHub, quindi potete scaricarlo e provarlo. Poi vedremo come si può usare il ntop in casi di uso reali. ntop è un software della nuova generazione del ntop. Ntop, un software, come spiegava Luca prima, che è nato circa nel 1998 come progetto open source, poi è cresciuto sempre più. Negli ultimi anni Luca ha deciso di dare veramente una, sostanzialmente di reimplementare da zero ntop, creando quello che è stato, che è poi diventato ntop. Qual è la, come è strutturata l'architettura di ntop? Beh, possiamo identificare tre diversi strati nell'architettura di questo software. A livello più basso abbiamo i moduli del kernel e i driver, che sono progettati per accelerare la cattura dei pacchetti che passano sulla rete. Vedremo dopo, ad esempio, il modulo PFRing, ne parlerà Alfredo nel talk dopo di me. Sopra questo strato di driver e moduli del kernel abbiamo quello che è il cuore di ntop, ovvero un motore scritto in C++ che va a processare i pacchetti che gli arrivano dal livello più basso e fa delle aggregazioni. Aggregazioni che possono essere, ad esempio, quelle di associare tutti i pacchetti di un singolo flusso, appunto di collegarli a un'unità logica flusso, che ha un insieme di pacchetti che ha stessi indirizzi IP, stesso indirizzo destinatario, stesse porte sorgenti destinatarie, stesse porte. Quindi diciamo, questo strato intermedio di ntop si occupa di fare il lavoro pesante, ovvero quello di catturare tutti i pacchetti ed aggregarli in delle unità logiche, ovvero di costruire delle statistiche quali, ad esempio, il contatore, il numero di byte trasmessi, il numero di byte inviati sull'interfaccia e così via. Bene, a questo punto, quindi, questo livello qui è il cuore pulsante di ntop che possiede tutte le informazioni monitorate. Come si va a fruire di queste informazioni? Si fruisce di queste informazioni mediante un'interfaccia web che risulta essere accessibile nell'host stesso su cui ntop è in esecuzione. Infatti ntop propone i risultati monitorati in un'interfaccia HTML5 con JavaScript, insomma tutte le ultime tecnologie, e le va a presentare all'utente. Qual è la vera novità di questo modo di presentare i risultati? È che i risultati vengono presentati utilizzando il linguaggio di scripting Lua. Quindi
noi siamo liberi di scrivere le nostre pagine web, di manipolare i risultati monitorati da ntop con un semplice linguaggio di script. Quindi tutte le volte che noi facciamo una nuova pagina web, pensiamo di fare delle nuove applicazioni, dei dati, non dobbiamo ricompilare tutte le volte il motore, quello rimane lì, bello, robusto e fermo. Ci basta semplicemente andare a modificare il tema per cambiare appunto la visualizzazione dei risultati. Come funzionano questi script Lua? Si possono invocare degli script Lua in due differenti modi attualmente. Possiamo mettere degli script sotto la cartella callback. In questo modo sappiamo che ntop.ng eseguirà gli intervalli di tempo regolari gli script che trova nella cartella callback. Oppure possiamo costruire degli script da mettere sotto la cartella Lua. Come vengono eseguiti gli script sotto la cartella Lua? Beh, sono mappati semplicemente su delle richieste HTTP. Quindi ad esempio, se noi possiamo creare lo script flowstats.lua, facendo una richiesta HTTP al server web di ntop.ng, esso andrà a preparare una virtual machine Lua e andrà poi ad eseguire lo script che corrisponde proprio a ciò che gli abbiamo chiesto nella get dell'HTTP. Ho detto virtual machine Lua perché al fine di poter interrogare il motore C++ di ntop.ng, noi lato scripting, quindi lato Lua, dobbiamo avere delle classi che contengono delle informazioni. Quindi come funziona? ntop.ng popola nella virtual machine Lua una serie di classi, ad esempio la classe interface e la classe ntop, e mappa le chiamate, i metodi di queste classi Lua, mappa queste chiamate su dei metodi e delle classi C++. Quindi noi, chiamando ad esempio la interface.restoreHost, la virtual machine Lua in realtà va a chiamare un metodo che appartiene al C++. Quindi diciamo, siamo in Lua, possiamo chiamare le funzioni C e C++ direttamente senza nessun tipo di ricompilazione, ma direttamente utilizzando il Lua. Quindi le chiamate di queste funzioni, ad esempio, ci ritornano i dati che ntop.ng sta monitorando. Possiamo dirgli: ok, dammi i byte che hai trasmesso su questa interfaccia, dammi tutti i flussi che appartengono a un determinato host, e ntop.ng ritornerà appunto queste funzioni nello stack Lua che il nostro script sta utilizzando. Ora che abbiamo visto un po' l'architettura, se avete domande fate pure, vediamo alcuni esempi reali per come possiamo utilizzare il nostro ntop.ng in situazioni reali per il monitoraggio del traffico. Supponiamo di voler analizzare intanto un protocollo applicativo che scorre sulla nostra rete, perché magari siamo interessati a vedere se gli utenti della nostra rete aziendale ad esempio stanno facendo del traffico Facebook, perché mi sono dimenticato di menzionarlo, è ntop.ng nell'analisi, nel processamento dei pacchetti non solo li aggrega in flussi, ma va a fare anche quella che è definita la deep packet inspection per rilevare i protocolli fino a livello 7 che stanno scorrendo quei pacchetti. Quindi ntop.ng è in grado anche di dirci: questo è un flusso che sta trasportando Facebook, questo è un flusso che sta trasportando email, YouTube e così via. Come facciamo? Immagino non si legga molto bene, eh? Vabbè. Supponiamo di voler vedere tutti i flussi Facebook che sono attivi nella nostra rete in questo momento.
consideriamo l'interfaccia web di ntop.g. Questo è uno screenshot di interfaccia web di ntop.g. Ci basterà selezionare il bottone flussi per avere una visione di tutti quelli che sono i flussi attivi in questo momento sulle nostre interfacce monitorate. Dicevo, siamo interessati ad esempio a Facebook. Lì sulla destra abbiamo tutta la lista dei protocolli applicativi, quindi di livello 7, che sono attivi in questo momento. Possiamo selezionare Facebook ed avere la lista di tutti quelli che sono i flussi Facebook attivi in questo momento sulla nostra interfaccia monitorata. Questa lista è abbastanza ricca perché contiene sì il protocollo applicativo, quindi in questo caso è Facebook, ma ci dice anche se il protocollo di livello 4 è TCP o UDP, e nel caso del TCP ci dice anche se ci sono delle anomalie, quindi ritrasmissioni, out of order. Anomalie vengono quindi indicate da questo strumento. Dopodiché abbiamo anche gli indirizzi IP del client e del server, quindi soggetto destinatario di un particolare flusso, la durata della sessione e ad esempio il breakdown. Il breakdown ci fa vedere quanto traffico è stato scambiato dal client al server e quanto dal server al client. Vediamo il primo flusso, non so se si riesce a leggere, ha un breakdown che è quasi esclusivamente server, il che significa che probabilmente, vedendo anche le colonne accanto dove sono stati scambiati più di 120 MB, si può supporre che questo sia uno streaming di un video Facebook, perché comunque il flusso è lunga durata e c'è stata una grande quantità di traffico che sta fluendo dal server verso il client. L'ultimo campo è un campo variabile, si chiama info, che contiene informazioni in base al contesto del flusso, ovvero se è un flusso di traffico SSN conterrà il nome del certificato di quella sessione SSN, se è una query DNS conterrà la query DNS e così via. Possiamo anche, per avere maggiori informazioni su ogni singolo flusso, cliccare sulla prima colonna, campo info. Accedendo a quella colonna si va ad avere proprio tutta la visione dettagliata di una sessione, di un singolo flusso che sta monitorando il nostro ntop.g. C'è veramente una grande quantità di informazioni, ora non riesco ad andare nel dettaglio di tutte, però ecco, possiamo vedere come il ntop.g riesce a monitorare quelli che sono il throughput e il output del flusso, ma ci dà anche informazioni circa le latenze, quindi le latenze di rete, ovvero le latenze dell'applicazione. Queste informazioni qui poi ci permettono quindi di diagnosticare anche eventuali problemi della nostra rete. Ma ci dà informazioni anche riguardo l'interattivo, quindi la distanza temporale di arrivo dei pacchetti in una direzione o nell'altra. E contiene anche informazioni molto dettagliate per la diagnosi del protocollo TCP, in quanto ci dà anche il numero di ritrasmissioni, numero di autoporte, di pacchetti persi e così via. Queste informazioni qui appunto possono essere molto importanti per capire se ci sono dei problemi di comunicazione, se ad esempio il server che sto contattando non riesce a ricevere i miei pacchetti e quindi mi manda le trasmissioni a duplicati. Si possono fare molte diciamo analisi su questo grazie a queste informazioni. Abbiamo anche i flag TCP, quindi lo stato in ciascuno dei due versi della comunicazione TCP abbiamo lo stato di tutti i flag, quindi sin, hack, reset, push e così via, in ognuno dei due versi. Ora, quindi diciamo, abbiamo visto finora come ntop.g ci faccia vedere quelli che sono i flussi attivi in un particolare.
grado anche di costruire ed aggregare le informazioni per presentarle. Ad esempio, voglio vedere cosa ha fatto questo post su Facebook nelle ultime 3 ore. Clicchiamo 3 ore e vediamo appunto una serie temporale del traffico che questo post ha fatto relativamente a Facebook, sia in download che in upload. In questo caso è il traffico celeste chiaro, quindi ha scaricato molto da Facebook negli ultimi mesi. Quindi ntop.ng ci fa vedere i flussi attivi in questo momento, ci aggrega le informazioni monitorate in serie di locali storiche, ma ci permette anche di ricercare i flussi che sono stati monitorati nel tempo. Quindi noi possiamo fare delle query, ad esempio selezionando il periodo iniziale e finale, un particolare host di interesse, ovvero un'applicazione di interesse, per avere la lista storica di tutti i protocolli, o in questo caso del protocollo Facebook, che sono stati scambiati con questo host particolare. Quindi, ricapitolando un po', ntop.ng ci dà una visibilità di quelli che sono i flussi attivi in tempo reale, ma va anche a salvare quelle che sono le statistiche storiche circa le comunicazioni degli host sulle interfacce monitorate. Inoltre ha anche la capacità di salvare flusso per flusso tutto ciò che è avvenuto in rete in un particolare lasso di tempo. Ovviamente vi dà la possibilità di cercare questi flussi. Quindi vediamo ora un altro esempio che, oltre che monitorare ad esempio i flussi, può essere molto importante usare ntop.ng per individuare problemi, quindi per fare troubleshooting, ovvero per capire se ci sono problemi sulla rete, quali sono questi problemi, quali sono stati i problemi sulla rete. Quindi ad esempio con ntop.ng possiamo monitorare la latenza, la time delle trasmissioni, o monitorare l'utilizzo della banda per capire se i nostri link iniziano a essere saturi e quindi magari dobbiamo provvedere a mettere in essere nuovi link. Ma possiamo anche monitorare ad esempio nel tempo quali sono gli host più contattati, ovvero gli autonomous system più contattati, paesi, sistemi operativi. Questo ci permette anche di fare delle scelte, diciamo, di traffic engineering. Ad esempio, vedendo i top autonomous system nel tempo, possiamo capire se c'è modo di risparmiare, magari creando dei nuovi link di peering o pagando del transit da altri provider. Però possiamo utilizzare ntop.ng anche per rispondere a dei problemi di sicurezza, perché esso possiede già integrato un sistema di alerting, dei meccanismi di allerta che per esempio vi avvertono se ci sono dei port scan che stanno avvenendo sulla rete in questo momento, oppure se ci sono degli host che stanno flugando la vostra rete con troppi flussi, oppure se stanno facendo degli attacchi SYN TCP. Quindi tutti questi problemi di sicurezza, comunque problemi di rete, vi vengono notificati da ntop.ng con un sistema di allarme. Però lo possiamo utilizzare ntop.ng anche per fare quelle che sono, diciamo, delle analisi post mortem sulla sicurezza, perché il nostro software è in grado anche di analizzare quelli che sono i file pickup. I file pickup sono delle registrazioni che contengono pacchetti che sono stati monitorati e salvati su una particolare rete. Un file pickup possiamo aprirlo con il nostro ntop.ng e visualizzare tutti i flussi come se essi fossero monitorati da un'interfaccia live, da un'interfaccia reale. Quindi possiamo vedere qui un esempio di come si riesce ad analizzare il file pickup
di un problema di sicurezza reale che è avvenuto su una rete reale e che potete scaricare e provare anche voi andando su quest'tool. Dunque, la sorgente è un sito che si chiama Malware Traffic Analysis, che posta periodicamente pickup circa problemi di sicurezza, quindi è divertente anche andare a provare questi pickup. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo scaricare un pickup e ntop.ng ci farà vedere i flussi nello stesso modo in cui l'abbiamo visti prima, ci mostrerà i flussi che ha rilevato su questo particolare pickup. In questo caso, nell'esempio che ho scaricato, ci basterà sortare, quindi ordinare i flussi, ad esempio per true, per individuare subito un flusso sospetto. In questo flusso sospetto, che è un flusso HTTP, come ci dice la seconda colonna in alto, vediamo che viene contattato un server, funga sotto, che adesso non sappiamo per ora cos'è, ma vediamo anche che c'è nel campo info la get per un URL strano. Non possiamo dire niente, però una semplice ricerca su Google e del campo info e del server ci informa che questo è un server Loki Distribution Site, quindi è un server che distribuisce del malware, e la get che è stata scaricata e che viene visualizzata nel campo info, se la cerchiamo su Google vediamo che comunque è relativa al trasferimento di un malware. Ora, magari ho fatto un'analisi troppo semplice qui, analizzare problemi di sicurezza talvolta richiede anche molto di sforzo, però ecco, l'idea qui era già di vedere un attimo come ntop.ng riesca anche ad evidenziarci problemi di sicurezza. A questo punto mi sa che sto andando fuori tempo, sono almeno 2 minuti.